benvenuti a questa puntata inedita di Soundtrack City. Perché? Perché non parleremo di serie televisive, ma di produzioni cinematografiche italiane. Produzioni che sono state bloccate ovviamente per ragioni riguardanti il lockdown e che adesso sono ripartite. In un caso addirittura sono uscite già, è una delle prime film, poi è uscito Diritto Mattarella, uscito nei cinema il 2 luglio, e nell'altro caso invece un set che era stato bloccato durante il lockdown e che è ripreso adesso, e andiamo proprio a visitarlo il set. Ci parli un po' di queste due produzioni, Max. Allora, la prima di cui accennavi già è il Delitto Mattarella, fatto storico, importante. Il 6 gennaio del 1980 la famiglia Mattarella si sta recando a Messa e Piersanti Mattarella viene ucciso dalla mafia. Questo ha scatenato una serie di avvenimenti successivi di notevole importanza e tragici per la storia italiana. Questo film di Aurelio Grimaldi, molto importante, con le musiche di Marco Werba. E Marco Werba, che abbiamo intervistato, ci racconterà proprio la lavorazione di questo film e il perché dell'importanza. E quindi sarà un piacere ora intervistare Marco Werba per farci raccontare dalla sua viva voce la lavorazione del Diritto Mattarella e della sua colonna sonora. Però invece, Marco, parlaci tu dell'altro film di cui andiamo a trattare oggi, che è Da Sempre, questa docufiction. Tu sei andato sul set, tra l'altro. Ed è quella la cosa interessante, che per la prima volta siamo andati su un set con Soundtrack City. Perché? Perché è un set che era stato chiuso appunto per il lockdown ed è riaperto proprio adesso con tutte le misure del caso. E sarà interessante anche vedere come si lavora in questo momento e chissà fino a quando nei set. È la storia del miracolo egoistico di Bolsena, è tutto ambientato nella città di Orvieto ed è una docufiction, quindi si parla di questo miracolo, ma si vede anche tutta una serie di figuranti del corteo storico, ed è interpretato, essendo una docufiction, da Stefano Chiodaroli. È una veste veramente inedita, quella di Stefano Chiodaroli. Noi siamo abituati a vederlo come il fornaio di Zelig, qui invece fa una parte drammatica e molto intensa, veramente questo è quello che mi ha colpito. E in più intervisteremo, oltre Giovanni Bufalini che è il regista, ma è Stefano Profeta che è il musicista della colonna sonora originale di Da Sempre. Via, partiamo con Marco Werba. Benvenuti allora a questa nuova puntata di Soundtrack City. Abbiamo, come detto nella nostra introduzione, abbiamo qui Marco Werba. Ciao Marco. Ciao, molto molto felice di essere qui con voi. Ciao Marco. Ciao Massimo. E ovviamente quello che vedete con quella bella maglietta con scritta colonne sonore, chi può essere se non Massimo Privitera? Ciao Massimo. Ciao. Allora, caro Marco, questa puntata che noi facciamo speciale sulle produzioni italiane che sono uscite proprio di questi tempi e purtroppo molte bloccate dal lockdown. Credo sia il caso anche della tua produzione in questione, cioè del Delitto Mattarella, perché di questo stiamo parlando. Allora, prima di introdurre la discussione con Massimo sul tema più specifico della colonna sonora in sé, della tua colonna sonora, io volevo dire due parole, ti volevo chiedere due cose sul tema del film. Si parla di una pagina della nostra storia assolutamente cruenta, che ha segnato poi il futuro della nostra nazione. Sto parlando ovviamente di un periodo che va a cavallo degli anni 70, gli anni 80, dove il Delitto Mattarella, che avviene negli anni 80, è proprio un crocevia importantissimo. Ecco, parlaci di questo film, ripeto che è un film da un certo punto di vista monumentale, perché compaiono una serie di personaggi storici che fanno tuttora parte, alcuni di questi, della nostra storia. Sì, ecco. Allora, Aurelio Grimaldi, tra l'altro, con il quale ho avuto già il piacere di lavorare altre tre volte, quindi si può quasi parlare di un sodalizio artistico con lui. Questo è il quarto film che faccio con lui. Il primo era Anita, su Anita Garibaldi, la storia d'amore tra Giuseppe Garibaldi e la ribelle Anita
nel Brasile fino all'Ottocento, cioè prima che Garibaldi tornasse in Italia per fare la spedizione Emil. Emile. È purtroppo un film molto bello che è passato un po' inosservato. Poi altri due film che lui ha fatto, uno sul Brasile contemporaneo, sulle favelas, e uno una commedia ambientata a Matera. Ma questo film, che ha una valenza politica molto forte, perché lui si è documentato per molti mesi su proprio i processi, sui risultati dei processi a carico di mafiosi, a carico anche di un neofascista, che è stato riconosciuto dalla vedova di Di Mattarella. Mattarella come colui che ha commesso materialmente il delitto, era Fioravanti, un neofascista. Ah, però. È Ah. uno scambio di favori tra i neofascisti e i mafiosi, Sì, cioè i ma c'era tutta la mandanti. connessione anche con la banda della Magliana, le Brigate Rosse, c'era il delitto. Con Gladio, Tutti. quindi. Erano i neofascisti soprattutto che non volevano che Mattarella facesse questo accordo con il Partito Comunista dell'epoca e stava per fare invece un accordo come Aldo Moro anche stava per fare Certo. l'accordo. Infatti è stato ucciso subito dopo Aldo Moro, Mattarella. Sì. E quindi si organizzarono in modo da ucciderlo. Lui tra l'altro era un uomo onesto e non voleva neanche la scorta la domenica mattina quando andava a messa. Quindi l'assassino non ha avuto molti problemi, ha aspettato che uscisse dal garage con la famiglia, cioè la famiglia era dentro la macchina, e ha sparato a bruciapelo a Mattarella. Poi si è inceppata la pistola, è tornata dal suo complice, si è fatta dare un'altra pistola e ha completato l'opera. Tutto questo con la moglie che urlava disperata e i figli che stavano dietro, seduti dietro. Quindi insomma, un film molto interessante, c'è stata una conferenza stampa una settimana fa e i giornalisti, credo quasi tutti, sono rimasti molto contenti del film. Infatti le recensioni che sono uscite sono 99% positive. E questo è molto importante perché lui ha lavorato tanto sul film ed è un bravo regista, tra l'altro. Senti, alcune informazioni invece di servizio. Dopo il lockdown, quando riuscirà adesso il. Quindi no, è uscito in questo periodo, doveva uscire a marzo, ma è uscito adesso, in questi giorni. Adesso. Ok. Vai Massimo, è il tuo momento. Allora, io mi dedico ora alla colonna sonora perché Marco ha fatto un bellissimo lavoro, ma mi piace citare estrapolo un commento che ha fatto Aurelio Grimaldi Ah, sì. sulla colonna sonora che poi andrà nel libretto del CD che uscirà a Con luglio. Digit Quando esce, scusami? Movies. Esce ma fra pochi giorni con Digit Movies. Con Hanno fatto un ottimo lavoro di grafica, un libretto con molte foto delle recording session, soprattutto degli attori del film. Bene, tanto ti faccio questa piccola citazione di Aurelio che dice che Marco è un musicista davvero versatile, bravissimo ad entrare in sintonia col regista, in questo caso un intrigante, attento ad ogni nota eppure indissolubilmente legato alla sua ancora più antica collaboratrice perché è Maria Soldatini. Quindi questa colonna sonora ha degli interventi di Maria Soldatini che li ho trovati molto leggeri, molto tra l'acustico e il minimale. Poi alcune canzoni, alcuni pezzi di musica classica e un pezzo offerto da Luis Siciliano, che è anche un altro un compositore che conosciamo benissimo. Però io ho trovato la tua colonna sonora, i tuoi brani originali, molto, prettamente sinfonici, ma molto in stile colonna sonora anni 70, la Morricone e Pino Donaggio, proprio per i film politici di questo genere, film sulla mafia, sulla politica. Infatti potremmo dire che il primo brano, che è il brano più importante, incalzante, il titolo di testa che appare in un'altra scena del film e riappare nei titoli di coda, Che è l'Aquila. è un brano con il pianoforte che fa questo ostinato, gli archi fanno questi strappi, i corni. È anche quello del trailer, no? Immagino. Esattamente, È questo. Ok. è un brano un po' tipo La Piovra, se vogliamo, no? Di Morricone. Infatti. Mentre il tema siciliano ricorda un pochino, in qualche modo, il Prefetto di Ferro, sempre di Morricone. Qui ci sono dei modelli di al quale mi sono Riferimento. ispirato. Poi il tema invece legato al personaggio di Pier Santi Mattarella è invece un tema triste, drammatico, che non aveva un modello di riferimento preciso per chitarra classica e orchestra d'archi. Il chitarrista molto bravo è Riccardo Rocchi, con il quale lavoro spesso, insomma. No, infatti la cosa che mi è saltata subito all'occhio, però è giusto anche in un film del genere un po' legarsi a un passato, grandissimo passato cinemusicale italiano, e invece di rifarsi un po' a quello che si usa oggi, che è
un sound design quasi atematico, che non, a mio avviso non avrebbe avuto a che fare completamente con il film, con il genere trattato in questo momento. Guarda Massimo, ne abbiamo parlato con Maurizio De Angelis, che tu conosci sicuramente, che si lamentava proprio che i registi ormai gli chiedono di fare una musica di sound design anche a lui. E lui è molto contrario, perché lui è nato con temi più orecchiabili, ma comunque con la scrittura tematica, alla quale io sono ancora molto affezionato e nella quale anch'io credo. Quindi costringere un compositore, come hanno fatto anche con Christopher Young per il remake di Pet Sematary, a fare una musica di ambiente ma assolutamente anonima, dove non c'è un elemento tematico, per chi viene dalla vecchia scuola, insomma, è una sofferenza. Anche se poi mi sono reso conto ultimamente, parlando con tanti compositori, che in realtà è un problema comune di tutti quanti, ma adesso, senza neanche citare i nomi, anche i compositori della nuova onda, che sono partiti poi dal sound design, adesso cominciano pian piano a reintrodurre i temi. Male. E lì voglio vedere cosa succede, però perché devi avere la gavetta, gli studi, cioè, che Marco no. ha, che se no non saremmo qui a parlarne, che molti dicono che questa tipologia di musica, di approccio musicale, di approccio compositivo risulti un po' vecchio e datato, e poi dati il film nel tempo. È vero secondo te? No, io non credo, perché si può anche scrivere un tema musicale moderno legato a un personaggio che non sia troppo old fashion, troppo datata, insomma. Quindi io vedo nei film americani che comunque continuano ancora a usare l'orchestra e i temi musicali, se non anche nel resto dell'Europa, anche in Spagna, comunque, in Francia ancora usano dei commenti vecchia scuola. Io penso che sia un problema molto spesso di montaggio. Quando ti ricordi, quando abbiamo parlato con Andrea Guerra, che diceva: per mettere un tema c'è bisogno di uno spazio, di una sequenza che ti dà la possibilità di mettercelo. Se i tempi sono molto stretti, lì diventa complicato. Allora, Marco, cosa ti aspetti dal diritto Mattarella, e soprattutto perché l'importanza di avere oggi, in un mondo prettamente digitale, con solo distribuzione di colonna sonora in formato download, avere anche un CD fisico che vada nel mercato? Allora, io sono molto infastidito dalla gente che mi dice che ormai i CD sono morti, che non ha senso fare dei CD fisici ma solo digitali. Io credo che sia molto importante ancora avere i CD con le foto, i CD fisici, perché sono anche un gadget promozionale per il film, al di là dell'ascolto della musica. Peraltro adesso c'è il grande ritorno del vinile, per cui... Per cui quello potrebbe sembrare un po' curioso, surreale, aleatorio, no? Anche se mi fa piacere, perché è bello vedere vinile grande, ma più un fatto di collezionismo, per collezionare le più che ascoltarlo nel giradischi, penso io. Cosa ti auguri per il diritto Mattarella, allora? Ma guarda, io credo molto in questo film, anche perché avrà molta visibilità a causa della tematica molto forte politica, e spero che possa concorrere a qualcuno dei temi, dei premi che abbiamo in Italia o all'estero, perché è sempre bello essere nominati o vincere un premio. Questo per un compositore è come dire, un traguardo, un riconoscimento, una soddisfazione per la fatica che ha avuto durante la scrittura, e probabilmente anche per rincuorarlo del fatto che il pubblico che va al cinema di solito non presta attenzione alla musica, perché riceve la musica come emozione data dall'insieme dell'opera audiovisiva. Ma almeno con l'esistenza del CD e con l'eventualità di poter vincere un premio, c'è un riscatto, ecco la parola giusta, il riscatto. Beh, guarda, in fondo questo nostro programma è nato proprio per questo scopo, per una sorta di riscatto di tutto il comparto audio, proprio che... Allora Marco, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, è stata preziosa la tua testimonianza su questo film, e io ti auguro il meglio soprattutto per questo film, perché mi sembra sulla carta un pezzo di storia. Ciao e ci vediamo sicuramente presto. Infatti. Buon piacere, a presto Massimo, a presto Marco. Marco, A presto. prestate. Allora, eccoci qui per Soundtrack City, prima uscita esterna con Giovanni Bufalini, regista. Ciao Giovanni. Ciao Marco.
Allora, rimaniamo a distanza, facciamo il saluto Covid. Allora, Giovanni, uno dei motivi per cui abbiamo fatto questa prima esterna in assoluto è perché tu, che io sappia, sei una delle prime produzioni che ha ripreso a girare dopo il lockdown. Allora, la prima domanda che ti faccio, dopo ci parlerai un attimo della produzione, di che cosa si tratta, è che cosa è cambiato fondamentalmente? Allora, va detto che noi siamo una produzione indipendente, questo sì. Aiuta, perché le produzioni ufficiali hanno molti più problemi burocratici, sì. Assicurativi, eccetera. Noi qui siamo in 20 persone, a volte 15, a volte 10, è più semplice. Quindi protocollo, siamo in regola, test fatti, la truccatrice tutta con la tuta, la mascherina e i guanti, il fonico con la mascherina e la visiera, cioè chi tocca gli attori, chi ha, diciamo, più contatto con gli attori, e tutto il resto della truppa, mascherina e distanze, sia in interni che in esterni. Questo sostanzialmente è il cambiamento, cioè vale a dire, noi stiamo girando la parte delle conversazioni del film, è facilitato, sì. Se devi girare una scena di fiction devi girare delle cose che non mettano a contatto perché gli attori. Una cosa importante da dire è che la vostra produzione trattasi di docu-fiction, esattamente, dico bene? Esattamente. Okay, però ci sono quindi delle parti non strettamente documentaristiche? Allora, ma... già in questa parte 10 giorni di riprese, diciamo, ci sono le conversazioni che sono comunque messe in scena, abbiamo delle scene di fiction che tagliano, sì. Diciamo, la parte strettamente dell'intervista. Poi a fine settembre, perché stiamo ancora cercando di quadrare i conti, ovviamente gireremo la fiction medievale, cioè 1200 ricostruzione. Il film si intitola Da sempre e racconta la storia del corteo storico di Orvieto, che celebra il corteo che nel Medioevo accompagnò il miracolo eucaristico da Bolsena a Orvieto. Ok, perché se non sbaglio che c'è una reliquia a Bolsena adesso. Il miracolo, brevemente, Pietro da Praga perde la fede, in un viaggio si trova a Bolsena, compie il rito dell'Eucaristia sull'altare di Santa Cristina, spezza l'ostia e l'ostia sanguina sull'altare, macchia di sangue l'altare e le pietre, mandano a chiamare il Papa, mandano un insieme di persone, di gendarmi a recuperare il miracolo, viene portato a Orvieto, è miracolo, e da quel momento in poi inizia la costruzione del Duomo, della cattedrale di Orvieto, che tuttora custodisce la reliquia. Insomma, è una roba storica molto 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 affascinante. Senti, se non vado errato, c'è anche, mi parli del cast artistico? Sì, allora, Stefano Chiodaroli, il famoso panettiere di Zelig, per intenderci, sì, è sì. Il nostro protagonista, che l'anno scorso ha sfilato insieme agli altri 450 figuranti nei panni di se stesso. E poi nella fiction medievale interpreta il soldato che da solo, perché ovviamente il film è cambiato nel frattempo, compie l'impresa perché nel Medioevo c'è la peste, e quindi è una reincarnazione, diciamo, che torna con il miracolo ad Orvieto. E ho messo fatto in relazione la peste nera con il Covid. Certo. Allora, io ringrazio Giovanni, adesso però non è finita qui, perché andiamo a trovare il musicista della tua produzione. Trattasi di Stefano Profeta. Stefano Profeta, ciao da Orvieto, questo che vedete dietro nella fantastica panorama da Orvieto, ma di là invece c'è Orvieto con la storia. Intervista bagnata e intervista fortunata. Ciao. Stefano, allora ci parli un po' della colonna sonora che hai pensato, ho visto, ho sentito nel teaser dei temi epici, ci parli un po' di più? Sì, il tema epico perché mi sono rifatto praticamente ai tamburini del corteo, i tamburini del corteo quindi sono una sorta di suonatori di tamburi che percorrono le strade di Orvieto e eseguono un ritmo piuttosto incalzante e
che dà proprio il ritmo al corteo, alla camminata del corteo. Ma tu hai registrato proprio loro o ti sei rifatto sì. Alla loro figura ritmica? Ho registrato la loro figura ritmica come meglio potevo, quindi con strumenti di fortuna, anche perché c'era il brusio della gente, comunque anche quello fa il suo. E poi mi sono portato il file audio a casa, l'ho montato sul computer, ho cercato di tagliarlo in modo che venisse un loop regolare e su quello poi ho costruito tutto quanto. Tutto il resto. Il tema è venuto quasi subito perché insomma diciamo ero abbastanza ispirato e da quello poi è nato, ho costruito io diciamo la sequenza su cui poi hanno montato il video, su richiesta del regista. E quindi lui ha detto fai tu e noi montiamo sul tuo video, quindi io ho dovuto... Che è l'ideale per un musicista, esatto, non capita mai. Esatto, perché di solito ti stroppiano, ti tagliano le cose, insomma questa è storia ben nota per chi fa il nostro lavoro. Senti, la domanda, un'altra domanda che ti faccio è, questa è una produzione genere documentario, no? Docu-fiction. Allora, una domanda che mi piace fare è... Normalmente quando si parla di musiche per documentario, le musiche che vengono utilizzate generalmente sono underscore, panoramiche, sottofondi e via dicendo. Invece io ho visto che con questa produzione insomma si cerca di fare una musica autorale e ti sei dato anche lo spazio per farlo. Secondo te perché sta cambiando qualche cosa nell'estetica dei documentari o è questa situazione qui? Ma io sono un divoratore di documentari e di fiction e di serie TV, quindi seguo abbastanza l'evoluzione di questi prodotti e devo dire che contrariamente a quello che succede contemporaneamente, che si stanno creando molte library di musica già confezionata che poi viene comprata, io è una cosa che non approvo particolarmente, perché la musica secondo me è importantissima per le immagini, per cui comprare una musica già fatta significa adattarsi a quello che c'è, invece io preferisco lavorare ogni singolo fotogramma laddove è possibile, ogni scena, accentuare tutte le... I sync, ecco, sì, esattamente. Quindi sostanza, secondo te anche per il documentario è necessario fare questo tipo di lavoro per avere un risultato che sia il più possibile emozionante alla visione e anche ovviamente anche all'ascolto. Allora, ho sentito molti musicisti, come è cambiato però dal punto di vista proprio del lavoro musicale la quarantena e il post quarantena? Beh, ovviamente prima del Covid noi scrivevamo le nostre partiture e facevamo una preproduzione in casa o nello studio di preproduzione, poi si andava in studio e si registravano i solisti o le orchestre, dipendeva, questo dipende molto dal budget a disposizione. Dal momento in cui è entrato in azione, diciamo, il lockdown è cambiato tutto, cioè praticamente si continua a lavorare in preproduzione a casa, però poi bisogna lavorare con quei musicisti che sono attrezzati a loro volta a casa per potersi registrare, che so, le parti di violini, archi, quindi è cambiato in questo senso. Non tutti i musicisti sono attrezzati. Non tutti, purtroppo, non tutti sono attrezzati in questo senso, e ti dirò di più, c'è stata una vendita pazzesca di microfoni USB, non si trovano più. Allora Stefano, io ti ringrazio, ti posso dare la mano se non il gomito così, e alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti, grazie. Da sempre. Bene, abbiamo chiuso questa puntata così diversa dalle altre che abbiamo fatto, ma che ci dici del prossimo nostro appuntamento? Il prossimo nostro appuntamento è dedicato al magazine di Soundtrack City, quello classico dedicato ovviamente alle serie TV. Quindi ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao Massimo! Ciao Marco!